La strada Contessa riaprirà prima delle festività natalizie. L'atteso annuncio, un regalo di Natale, è arrivato presso la sede di Confcommercio Marche Nord. A dare la bellissima notizia per imprese e tutti coloro che utilizzano questa arteria importantissima, il capo della direzione operativa di ANAS, Matteo Castiglioni, il direttore generale di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti, e l'assessore alle infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli. È stata mantenuta la promessa di accelerare il recupero di una strada che va rigenerata ed era stata declassata in passato. Per questo io voglio ringraziare chi mi ha segnalato per primo il problema, che è stata la Confcommercio Marche Nord, perché non avevamo avuto segnalazioni della gravità del problema che doveva essere affrontato, perché purtroppo in passato la Regione Marche aveva declassato l'arteria stradale, che oggi con Marche 20 e 32, il nuovo piano delle infrastrutture della Regione Marche, torna a far parte dell'ossatura fondamentale strategica della viabilità della nostra regione, in questo tracciato molto importante che unisce la provincia di Pesaro Urbino, in modo particolare Fano, con Cantiano e Gubbio, una direttrice importante della provincia di Pesaro Urbino verso Roma, che serve un comparto industriale e turistico molto importante. I lavori di ripristino strutturale del viadotto sulla strada statale 452 tra Gubbio e il confine della provincia di Pesaro erano partiti il 17 aprile e dopo le prove di carico del prossimo 13 dicembre l'arteria sarà riaperta. Siamo ovviamente estremamente soddisfatti del risultato dell'azione che Confcommercio Marche Nord insieme alla Confcommercio di Gubbio hanno attivato nel mese di febbraio, perché quando abbiamo avuto notizia di un progetto la cui esecuzione implicava lavori per oltre un anno e quindi si andava alla tarda primavera del 2024, abbiamo subito coinvolto la Regione Marche nella persona dell'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, e proprio qui in questa sede facemmo un incontro con l'ANAS nazionale, l'ANAS regionale, con tutti i sindaci per richiedere l'apertura dei cantieri, ma con lavori molto solleciti, anche per non danneggiare ulteriormente le imprese del commercio e del turismo che soprattutto con una chiusura così protratta nel tempo avrebbero subito danni enormi. Ci venne assicurato allora che i lavori avrebbero comportato tempi molto ridotti, lavori H24, e tant'è che oggi siamo alla vigilia, insomma, della riapertura, così come era stato promesso. Di questo ovviamente ringrazio l'ANAS, ringrazio l'assessore Baldelli, tutti coloro che sono intervenuti per accelerare l'esecuzione dei lavori. Ora da parte di Confcommercio Marche Nord e di Confcommercio Gubbio è pronto un progetto di rilancio con attività di promozione e commercializzazione in favore di un territorio che ha dovuto sostenere il peso, non solo economico, della chiusura. Noi come Confcommercio Marche Nord, insieme alla Confcommercio di Gubbio, faremo però un'iniziativa per agevolare le imprese danneggiate appunto da questa chiusura, una iniziativa che avrà tre filoni, uno gastronomico, uno legato all'archeologia, perché siamo sia Gubbio che insomma territorio lungo la Flaminia, che Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro è nato a Gubbio, duca di Urbino. Gubbio era la seconda città del Ducato, per cui faremo un'iniziativa promozionale per ricordare agli umbri che devono ripassare dalla Contessa.